Vittoria convincente, tre punti importanti per l'Indomita femminile che alla Senatore per la 21esima giornata del campionato di Serie C femminile supera 3-0 il Ribellina Volley, riscattando così immediatamente la sconfitta della settimana scorsa sul campo dell'Arzano. Senza la centrale Roberta Lo Sasso, coach Tescione schiera la giovanissima under 18 Francesca Naddeo al centro in coppia con Anna Grimaldi, con Benetta Morea in regia, Jessica Lanari, Simona Verdoliva schiacciatrice, Anna Paola Truono libero e opposto Lucia Sacco. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, l'Indomita aumenta il ritmo e vola sul 13-7 con 5 punti consecutivi. Il Ribellina prova a reagire, ma Lanari firma il 16-11 che sembra poter indirizzare il parziale. Le ospiti però non mollano e con un break di 8 punti a 1 si portano avanti 17-19. A quota 20 è di nuovo parità. Sacco al servizio però lancia l'Indomita sul 24-20. Il Ribellina annulla 3 set point, poi Verdoliva con un mani e fuori chiude 25-23. Nel secondo set la squadra di casa parte subito forte con i punti di Verdoliva e Grimaldi, ma il Ribellina reagisce e va avanti sul 4-5. Poi nella fase centrale la squadra di coach Tescione accelera e scappa via. Arriva il muro di Francesca Naddeo che vale il 20-11, poi due punti di Lucia Sacco prima del punto del 25-12 messo a terra da Lorena Serban, subentrata, gara in corso al posto di Benedetta Morea. Il terzo set si apre con due punti consecutivi di Grimaldi, poi Lanari firma il 7-3. Poi ci pensano Sacco e Verdoliva a lanciare l'Indomita sul 12-8 prima dell'allungo che porta le ragazze di Tescione sul 19-12 con due punti consecutivi di capitan Jessica Lanari. Sembra fatta, però il Ribellina non molla e con 7 punti consecutivi ritrova la parità a quota 19. Poi sale in cattedra Jessica Lanari e l'Indomita chiude 25-21 conquistando così i 3 punti in palio. È una vittoria sicuramente importante per il morale e per la classifica. Prestazione convincente, 3 punti importanti contro il Ribellina. Sì, quando prestazione buona direi. 3 punti sono sempre importanti quando si vince, soprattutto dal punto di vista morale. Ci stiamo divertendo, in piena serenità stiamo affrontando queste partite. Anche qualche novità ha già dato Francesca Naddeo centrale, poi è entrata Lorena Serban al palleggio, provi anche a sperimentare qualcosa. Beh sì, Francesca sicuramente ha fatto una prestazione positiva, ha lavorato molto bene soprattutto nella fase di muro, sono contento. Ora si andrà a Nola dopo la sosta pasquale contro la capolista con l'obiettivo di magari di togliersi uno sfizio. Ma noi sicuramente proveremo a dare il 100%, sappiamo che sarà una partita difficile, però non abbiamo nessuna problematica di classifica, quindi abbiamo il dovere di andarcela a giocare in maniera spensierata provando a fare il massimo.